Emanuele Imprudente, assessore all'agricoltura riconfermato e vicepresidente della Regione Abruzzo. Vinitaly e Sol sono due appuntamenti nei quali la Regione c'è e c'è con tutte le sue aziende, c'è tanta attenzione. Ma assolutamente sì, anche quest'anno siamo al Vinitaly come Regione protagonista, con la location nuova, modificata, in stile moderno e innovativo, dove veniamo a raccontare quello che è il modello Abruzzo, anche con i nuovi disciplinari, quindi le quattro sottozone provinciali, proprio a caratterizzarci in maniera importante per quella che è un'identità, una storia, una cultura di una terra che è una terra unica, con mare e montagna, in meno di un'ora, ciò che abbiamo raccontato da sempre, certificato dalla grande qualità dei nostri vini, dai bianchi, dal Cerasuolo, dal nostro Montepulciano, che è sempre protagonista, in un anno che viene dopo il 2023, di un anno molto complicato, molto difficile. Noto e ho notato una grande attenzione verso la nostra regione, frutto del lavoro che abbiamo fatto nei 5 anni precedenti, che ci ha portato oggi in una considerazione particolare di una regione emergente che sta facendo della qualità e dell'innovazione un segno di riferimento importante, legato alla sostenibilità di una terra che è quella terra d'Abruzzo, che è in grado di fare vini di alta qualità, che è in grado di fare vini che hanno anche una grande freschezza, che hanno un'innovazione. Abbiamo proprio dietro di me qui lo spazio legato al Trabocco Spumante Doc, che abbiamo presentato il 2023, che quest'anno è proprio qui con uno stand, proprio ecco, a presentare anche la nostra bollicina. Regione che cresce, regione che sta occupando spazi e conoscenze, regione che deve crescere ancora di più, perché abbiamo grande potenzialità che devono essere ovviamente motivate. Siamo anche presenti al Sol, l'altro evento legato all'olio, con oltre 15 aziende che stanno a rappresentare quella che è anche qui una regione che si sta reinnovando e reinventando della tradizione di quello che è un sistema olivicolo abruzzese, che da anni di difficoltà inizia a ripartire proprio partendo da quella che è la capacità di trasformare quelle che sono le aziende dei genitori, le aziende storiche di famiglia, con elementi di innovazione anche sostenute da quelle che possono essere i bandi che sono a disposizione legati al CSR o al PNRR, come proprio nel segno della possibilità di trasformare tutto il sistema. Nella sostanza, l'Abruzzo è Verona protagonista a Verona, in questi anni è cresciuta costantemente, in questo momento l'Abruzzo rappresenta uno di quegli elementi emergenti a livello nazionale per quello che è lo scenario poi internazionale della qualità e della freschezza dei propri prodotti.